Prossima edizione di Stadio News di studio Marco Gullà. Che Palermo, i rossanero sono rinati, la vittoria contro l'Inter è un esempio di grinta e calcio, Mangia ha caricato a mille la formazione rossanero, atmosfera da sangue arena al Barbera per il Palermo che con una mentalità da veri guerrieri ha distrutto l'Inter, asfissiandola con un pressing incredibile soprattutto a centrocampo e adesso sotto con l'Atalanta. Maurizio Piniglia, un gol pazzesco il suo. Il cileno parla a Stadio News e racconta le sue emozioni dopo la vittoria sull'Inter. Ho visto lo spazio lì per calciare, infatti è stata una grande vuota che sicuramente è stato difficile da prendere per Giulio Cesar. Poi il 4-2 ho pensato, bene, questi sono almeno i tre punti che avevamo bisogno per iniziare bene questa stagione. C'era una squadra molto dura come l'Inter e noi sicuramente c'era un mistero di come iniziava a giocare il Palermo, perché abbiamo cambiato allenatore pochi giorni fa. Era molto contento perché quella squadra se lo meritava, il mister pure, che ci aveva messo molta grinta durante la settimana per cercare di preparare bene questa partita. Zamparini ha commentato alla vittoria del Palermo sull'Inter. La vittoria sull'Inter non è questione di modulo, ha detto Zamparini, ma di passo. Due giorni prima della gara ho parlato con l'allenatore e con i calciatori dicendo loro che fossimo stati aggressivi mordendoli, li avremmo trovati compassati. L'Inter quando inizia il campionato non ha la preparazione per correre 90 minuti, così come non hanno il passo per tenere un certo ritmo e il domenica lo hanno dimostrato. L'Inter ha dei grandissimi campioni, hanno realizzato 3 gol, ma manca ancora il passo della perfetta forma atletica. Merito di Mangia, della squadra, ma anche di Sogliano, il DS rossanero parla a sottorete su Stadio News 24 dopo il successo sulla formazione nerazzurra. Sentiamo. Sono contento perché sapete che sapete benissimo che i due mesi difficili sono per tutti, anche per me, però sono tranquillo in quella vittoria, la vittoria di Palermo, il Palermo, il Bergamo, l'Atalanta è veramente uno stadio che è una bolgia. Saranno molti tifosi a sorreggerli, quindi sarà una partita veramente difficile. Infatti abbiamo già visto la partita contro il Genoa, ha fatto un'ottima partita, quindi è una partita difficile sicuramente, dobbiamo prepararci bene. Abel Hernandez commenta a mette fredda il match di domenica scorsa contro l'Inter, il mister ci dà molta carica e questo per noi è molto importante, ha detto Abel. La vittoria di domenica scorsa ci darà molta fiducia, adesso dobbiamo rimanere con lo stesso atteggiamento contro l'Atalanta e continuare così. Morales lo conosco, ha fatto benissimo nel Vélez, Roma, io giocavo la Coppa America, non so cosa sia successo. Riprende oggi la preparazione del Palermo in vista della prossima partita di campionato che sarà domenica a Bergamo contro l'Atalanta ad ora di pranzo. Mangia non ha defiance, tutti in gruppo e nessuno squalificato. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.